Benvenuti dunque all'incontro dal titolo 1963, la tragedia del Vajont. Vi presento i nostri ospiti. Introduce Roberto Padrin. Intervengono Mauro Corona, Renato Migotti, Gianpaolo Pansa. Coordina Alberto Garlini. Vi ricordo che l'incontro è in collaborazione con pordenonelegge.it. Buona storia a tutti. Mi sentite? Sì, perfetto. Io inizierei leggendo come si apriva la sentenza del giudice istruttore Mario Faber, che è stato il primo a tentare, insomma, di fare giustizia quello che è successo a Vajont, a Lungarone, insomma. Era cessato il vento e persistevano dei violenti scuotimenti della terra, un rumore indefinibile molto forte, come di un tuono estivo moltiplicato per 100, molto cupo, che è durato 3 o 4 minuti. Ho sentito dal paese un urlo prolungato di più voci. Immediatamente pensai che la diga avesse ceduto, con l'urlo di 2000 persone trovatesi repentinamente in braccio alla morte, scomparve la sera del 9 ottobre 1963, Lungarone. Questa è la sentenza. Ecco, io inizierei proprio da questo. Cos'è successo quella notte e come si è arrivati a quella notte, a questo disastro? E lo chiederei all'architetto Renato Migotti, che è il presidente dell'associazione Superstiti, intanto. E poi chiederei a tutti quanti una testimonianza. Sì, allora, il Vajont, già il pre-Vajont, si determina con due esperienze storiche diverse, quella del Lungaronese e quella dell'Alta Valcellina. Ciò che succedeva su al Vajont, su Aerto e Casso, era non saputo dai lungaronesi. Cioè, Lungarone viveva con l'orgoglio di ospitare nella sua vicinanza la diga più alta del mondo, la diga a doppio arco più alta del mondo, e mentre non conosceva le problematiche per la costruzione e le rivendicazioni degli Erto-Cassani, invece a Erto si viveva una storia totalmente diversa. La gente era contraria all'innalzamento della diga, era stata in primis anche oppositrice alla realizzazione della diga stessa, perché gli Erto-Cassani venivano privati di alcune loro case e anche delle loro abitazioni. Per cui posso dire che nell'immediato, prima Vajont, negli ultimi giorni, quando ormai la montagna stava cadendo e quando ormai si attendeva che cadesse, si era previsto che cadesse, a Lungarone non si sapeva niente, tant'è che Lungarone non è stata assolutamente avvisata, mentre l'ultimo giorno, il giorno prima, a Erto ci fu una ordinanza di sfollamento della gente di Erto e Casso che viveva nella piana del Toc, e i mezzi dell'Enel e i mezzi pubblici aiutarono la gente a venire via da quei luoghi che sarebbero imminentemente caduti. Volevo leggere sempre su quella notte alcune pagine, una mezza pagina, La ballata della donna ertana di Mauro Corona, che racconta appunto, la donna ertana racconta cosa è successo quella notte. Quella sera che venne la fine del mondo ero in casa di Kate a lavorare, quando di colpo attaccò a tremare la montagna e tutto il paese fuggiva spaventato. Avevo lasciato i figli a San Martino, come sempre quando andavo al lavoro, soli lassù, quei poveri disgraziati, non li avrei mai più riabbracciati. Se avessi saputo quel che stava per capitare, sarei scappata con tutti quanti sulla montagna, vecchi e giovani, fino alla cima del Borgà, per sfuggire alla tremenda legnata. Invece ero da Kate a lavorare, quando verso le 11 tremarono i bicchieri. Quel 9 ottobre del 63 udimmo nel paese come un gran colpo. Era caduto il Toc con tutto davanti, alberi, terre e crode, quel che c'era, e dal fosso buttò fuori l'acqua, che uccise gente il giorno dopo ancora. Tra questa gente che l'acqua ammazzò, più di 2000, c'erano i miei figli, quei 5 figli che mi aveva risparmiato quello lassù, che dice di amare i bambini. Ecco. Ma non era meglio leggere io?
Sì, se la leggi in Ertano, te lo volevo chiedere. Eccolo qua, tienilo qua. Io purtroppo leggere in Ertano non ci riesco. Dame qua. Ecco qua. Allora, questo è un testo in rime in Ertano, perché l'Ertano esige, non esiste la parola ti amo in Ertano. Ti dicono fete o chi, cioè vieni vicino, poi o ti arriva un bacio o una coltellata. Noi non usiamo la parola ti amo, e sarebbe da bandire anche dal vocabolario universale, perché chi dice che ti ama ti rende la vita un lavoro a usura. Non ditemelo più nessuno, me lo dico da solo davanti allo specchio. Allora, questo testo, dove sei partito? Ah, ecco. La sera che venì la fin dal mont, ere dentro da cate, alla orè quanche de bot tacatre me la mont, tutta il paese sampava spaventè, e ve la sei canais, io so Martin, teca sempre, covive alla orè, bie soi la yoki pore fantolins, noi avares mei tipo du brafè. Veda che giro, Se avessa u, ci calzaresto scie, sampare con due qua in su par la mont, coi vece e i doven, fin su par boscie, par sampege alla pacca della mont. Ma invece ere con cate alla ore, quando che vers le undes sgorlai goth, che il 9 ottobre del 63 sentisse in tal paese tecan gran bot, l'era venuto il toc, condut davanti erboi e terra e crode, e cichelera, e dal fossel al ghettafora lega, che la copà la vent fin l'indoman, tra questa vent che lega la copè. Pide 2000 l'era i meccanais, chi fin canais calmeva sparagnè, che l'un lassù calvelbegna i canais. La traduzione ve l'ha fatta lui. L'ho letta prima. No, appunto. No, chiedo. Ecco, ti volevo anche chiedere cosa è successo quella notte, cosa ricordi? Ma, parlare di Vajont è una materia delicata, a meno che non se ne parli scevri da rancori, da odi, da preferenze. Io ho avuto più morti, quindi ho più diritto di parola. Se siamo qui per parlare con serenità e dire quello che ormai sapete tutti, che hanno ammazzato 2000 persone e nessun TG nazionale, che vivono di gravidanze, mi fanno sapere che Belen è incinta, quell'altra ha partorito, spero si siano anche divertiti a fare questa pratica mediante la quale nascono i bambini. Però nessuno ha mai detto, tranne i primi 2 o 3 anni, nessuno, sfido chiunque, TG nazionali, a dire il 9 ottobre hanno ammazzato 2000 persone. Questa è la reticenza colpevole, che pensa denuncia tirandosi critiche, perché è ora di dire anche le cose. Quindi di quella notte lì, io ero lì, la prima via, la via San Rocco, la nostra casa, coi piedi toccava l'acqua quasi, e se non l'avessero abbassata qui 20 metri o non so quanto, forse non c'erano molti più che i 2000 morti. Di quella notte ricordo solo il rumore irripetibile, glielo dissi a Martinelli. Sarà il problema fare ripetere il rumore di quella notte, perché 300 milioni... Poi c'è qualcuno che dice 270, perché c'è sempre lo zelante che fa le pulci. Il figlio di Semenza ebbe una discussione. Non è bello parlare di chi non c'è più, e sono andati avanti come dicono gli alpini, ma mi portò un libro poco prima di morire, il figlio di Semenza, nel quale diceva la fessura non era 56 centimetri, ma 55,4. Questa zelanteria sopra 2000 morti non sta in piedi. Io avevo 13 anni quella notte, ricordo questo rumore, ma si sapeva. Mia nonna mi disse: preghiamo, perché eravamo soli lì, mio padre era a caccia da 8 giorni, mia madre era in giro con un altro da 8 anni, per cui no, non c'è niente da ridere, non c'è niente da ridere, abbandonare i bambini di 6 anni, io ne avevo 13 quando ci fu il Vajont, c'è niente da ridere sugli abbandoni, lasciano tracce, e io quasi ho pagato caro questo abbandono. Per cui c'era solo i miei vecchi, mia nonna, una zia sordomuta e i miei 2 fratelli, che poi uno morì in Germania. Questo rumore, ma mia nonna ci disse: preghiamo che viene giù il toc, perché stanotte viene giù. Non è che fosse una strega, si sentiva ballare il paese, quindi anche lei che era analfabeta poteva intuire che veniva giù il toc. Noi non pregammo, siamo sempre stati, perché
Noi preghiamo in silenzio, senza fare perdita di tempo, brontolare a uno, guarda in su, è già pregato, se ci crede davvero. Quindi sentimmo questo frastuono, le finestre che sbattevano, le tegole che partivano con risucchio d'acqua perché ci passò sopra, e questo rumore insopportabile, insopportabile. Voi se avrete, ognuno di voi si sarà imbattuto per le strade, nei cantieri, quando rovesciano un camion di ghiaia. Bene, nel punto massimo di rovesciamento c'è un frastuono insopportabile, metteteci 300 milioni di metri cubi, e che capite il rumore di quella notte. Ecco, quello che ricordo, poi la gente che scappava, mi ricordo le gaie con i bambini piccoli in fasce, che ora sono i miei amici, Vani, Anio, ecco Vani, Anio all'hotel Erto adesso, ecco Danilo, erano ancora in fasce, si andò su in una casa dei Davide. Eravamo una quarantina, 50, mi ricordo che ci misero sotto un tavolo noi ragazzini, avevo 13 anni, e l'indomani però la gente aveva capito che c'era qualcosa, perché uno che si chiamava Rico andò fino a San Martino e disse non lo vedo più, tornò con la lampada a carburo, disse non vedo più San Martino, ma le case, io sentivo che li chiedevano gli adulti, io non mica parlavo, le case non le vedo a San Martino, poi lo stesso Rico assieme Tony De Checco, insomma non mi ricordo di no, andarono sulla costa de Frasen dopo Casso e videro i morti di Casso, cioè il disastro, e poi non videro Longarone. Questo è stato la mattina quando ci uscimo fuori su questo cortile che dava sulla valle, era tutto giallo, tutto disossato. Chi è venuto dopo e va su a Erto vede adesso la natura, si è ripresa, il bosco è rifiorito, è tornato, sono alberi ormai 50 anni, un albero è così. Ma se vedevate prima, era la luna, paesaggio lunare. Ecco, questo è la memoria. Poi quello che si poteva fare, ormai lo diranno loro anche. Scrivo da un paese che non c'è più. Questo è stato l'incipit dell'articolo, che è stato, insomma, l'articolo che ha fatto un po' la storia del giornalismo sul Vajont. Ecco, all'epoca Pans era un giovane cronista che si trova ad affrontare questa tragedia. Cosa è successo? Cosa ha visto? Cosa può ricordare? Insomma. E anche come si affronta giornalisticamente una tragedia del genere, perché immagino non sia facile. Ma prima di tutto sono ancora una volta meravigliato e felice di vedere tantissima gente qua. È un altro miracolo che si rinnova grazie a questo straordinario personaggio che è il nostro amico libraio editore, che è qua adesso che si nasconde, che è riuscito ad inventare un'occasione di incontro. Oggi c'è di moda una parola che non mi piace, di condivisione, diciamo di incontro, anche di amicizia, di rispetto, e che lo conclude, se non sbaglio, l'ultimo giorno di questo evento, con questa storia terribile che ha segnato la vita di tantissime persone, non soltanto naturalmente, è quasi banale e ridicolo dirlo, di chi è morto, delle famiglie che hanno subito tantissime perdite, perché 2000 morti sono un numero enorme di esseri umani che scompaiono in un istante, tra l'altro, ma ha segnato anche la vita di tanti come me, che naturalmente non può avere i ricordi che ha avuto Mauro Corona, che ha Mauro Corona, ma che comunque è stato in qualche modo segnato nella propria attività professionale, ma anche umana, personale, poi dirò perché, da questa vicenda. Allora, la sera del 9 ottobre del 1963, io non ero un cronista, ero un redattore del desk, come si usa a dire oggi, parlando americano, del settore delle notizie italiane, di cronaca, della cronaca italiana, e stavamo chiudendo attorno alla mezzanotte la prima edizione della Stampa a Torino. Allora era diretta da Giulio De Benedetti, un signore che aveva già passato i 70 anni, ma aveva l'energia e anche la cattiveria di un uomo di 30, ed era una giornata come le altre. Era un mercoledì, la nostra prima pagina aveva delle notizie di assoluta tranquillità, c'era il presidente Kennedy che vendeva
tonnellate di grano americano ai sovietici che avevano avuto delle, non avevano saputo coltivarlo, diciamoci la verità. C'era anche una notizia di cinema di Monica Vitti che tornava a girare finalmente un film con Michelangelo Antonioni. C'era una notizia di cronaca sociale con dei disordini a Roma per gli edili in sciopero, che l'Italia ha attraversato tante crisi e quello era anche quello un momento di crisi. Sarebbe poi sfociata nel governo, in governi democristiani sostenuti dalla destra e poi in governi di centrosinistra. Quindi una serata come le altre. Ma all'improvviso, verso mezzanotte, arrivò alla redazione della Stampa, attraverso i soliti canali, cioè le agenzie di notizie, una notizia che non era una notizia, che era una specie di bomba atomica. Diceva che in un posto che noi non conoscevamo, che nessuno dei giornalisti della Stampa aveva mai incontrato, non c'era mai stato, un paese si chiamava Longarone, si diceva, ed era poi una notizia falsa, incompleta, che era accaduto che era crollata una diga, dalle parti di Belluno. E allora venne cambiato in fretta e furia la prima pagina, venne anche, grazie all'archivio e ai disegnatori, venne anche riprodotta una cartina del posto, in modo che i lettori il domani mattina si rendessero conto di quale zona d'Italia, di quale area d'Italia stavamo parlando. E poi, mentre ancora gli impaginatori finivano di compilare la prima pagina, il caporedattore mi chiamò e gli disse: Pansa, preparati a partire, vai a questo posto. Dico: ma qual è questo posto? Risposta al redattore capo: non lo so. In macchina, poi, allora non c'erano naturalmente i cellulari, vi fermerete, andate intanto per cominciare verso il Veneto e poi vi saremo più precisi. Quindi sono passato da casa al volo a prendere, per fortuna, sono stato previdente, un paio di buoni scarponi da montagna. Allora ero molto giovane, avevo 28 anni e mi andavo spesso a camminare in montagna, in Val d'Aosta, non ero mai uscito da quell'area. Una giacca a vento, un paio di camicie e siamo saliti in due su questa automobile che era guidata dall'autista più bravo della Stampa, che era quello che faceva il Giro d'Italia. E l'altro giornalista era un inviato di grandissimo rango, Francesco Rosso, vercellese, io e Monferrino, ci sfottevamo sempre, Vercelli, Casale, Monferrato, e che io dovevo fargli da secondo, cioè dovevo fargli da, come dire, da aiutante, perché l'inviato famoso era lui. Francesco Rosso era un inviato famoso e molto tranquillo, aveva fatto tante guerre, per cui come è entrato in auto si è messo immediatamente a dormire. Aveva un cappello, un borsalino, se l'è cascato sulla faccia e dormiva. E mi ordinò: Pansa, dormi anche tu. Ma io non riuscivo a dormire. Non riuscivo a dormire perché non ero un ansioso, non sono mai stato sul lavoro un ansioso. Forse lo sono adesso per la vita, adesso sono diventato un signore molto anziano. Ma allora era un giovanotto che aveva una sola idea in testa: fare un buon servizio, scrivere un ottimo articolo, perché così magari i capi della Stampa, invece di farmi fare il redattore, mi passavano a fare l'inviato. Quindi, però avevo quella sera, c'era qualcosa che mi impediva di riposare, per cui finalmente poi ci siamo fermati a parlare al telefono con il giornale, ci hanno detto qual era la località, che la nostra base doveva essere Belluno, che lì avremmo dovuto andare a Longarone. Quindi siamo arrivati a Belluno all'alba, era già, allora c'era già l'autostrada Torino-Milano, però poi le strade non erano quelle di oggi, erano anche meno percorse dai tir e dai camion. Siamo arrivati lì e come siamo arrivati? A Belluno, Francesco Rosso, con la souplesse dei grandi inviati, cosa ha fatto? È andato a dormire e mi ha detto: Pansa, vai tu a vedere cosa è successo. E allora mi sono messo gli scarponi, ho indossato la giacca a vento, ho preso un taccuino, un paio di biro e mi sono incamminato. Mi sono incamminato perché la strada non c'era più, quindi non si poteva andare in macchina. Secondo Francesco Rosso io avrei potuto cavarmi: vai tranquillo, c'è l'autista, ti porta dappertutto. No, ti porta un tubo dappertutto, perché la strada non c'era, era finita. Era finita e quindi erano le 6, le 7 del mattino. E nell'andare a piedi non c'era nessuno. Poi finalmente ho incontrato degli altri colleghi, era la squadra del giorno, erano in tre,
c'era il primo che ho visto era Giorgio Bocca, sempre ingrugnato, incazzato con tutto il mondo, stava incazzato e non diceva una parola. Poi c'era un altro inviato importante che si occupava, oggi avremmo detto di ambiente, si occupava di cose che avevano a che fare con il paesaggio, con l'ecologia. Era un signore molto bravo, molto triste, sempre demoralizzato da qualche questione privata. Poi si uccise perché aveva adottato un figlio e questo figlio era riuscito male. Dopodiché c'era invece il personaggio, che mi ricordo meglio, che si chiamava Guido Nozzoli. Se c'è qualche anziano che ha letto Il Giorno di quell'epoca se ne ricorderà, era un romagnolo che aveva fatto il partigiano con Bulov, cioè con Barontini, nella brigata Garibaldi di Ravenna, lui era di Ravenna. Tanti anni dopo, poi scrivendo Il sangue dei vinti, ho letto cosa avevano combinato dopo la fine della guerra, quelli di Bulov, diciamo così. Ma Nozzolo mi colpì perché andava in montagna con gli stivali da cowboy. Se l'avesse visto Mauro Corona si sarebbe fatto il segno di croce, perché era un'offesa. Però Nozzoli era molto cordiale, vide questo giovanotto che non conosceva e mi fermò e mi disse: chi sei? E io ho detto: mi chiamo Giampaolo Panza. Nozzoli, un nome che non mi dice nulla. Che fai? Sono un redattore della Stampa. Ma di quale Stampa? Come della Stampa? Della Stampa di Torino. Ah, bene. Quanti anni hai? Io ho detto: ho compiuto 28 anni il 1 ottobre. Quindi tu non l'hai vista la guerra? No. Vai avanti che la troverai. Ecco, se devo trovare poche parole che mi anticipavano quello che avrei visto e l'orrore che mi avrebbe accolto arrivando a Longarone, sono quelle le frasi. Però allora si sprecavano le parole. In realtà ci fu una persona che trovò la parola giusta per definire con poche sillabe quello che era avvenuto. Ed era una donna, si chiamava Tina Merlin, non so se qualcuno se ne ricorda. Tina Merlin era una ragazza di Belluno, allora era già sposata, aveva 37 anni, era la corrispondente dell'Unità di Belluno. Era la giornalista che, da povera corrispondente di una città, certo, poi è diventata importante Belluno anche per la questione del Vajont e di Longarone. Era una corrispondente che a volte faceva fatica a far pubblicare dal proprio quotidiano, cioè dal giornale del glorioso Partitone Rosso, Partito Comunista Italiano, quello che poteva accadere a Longarone. Perché è stata la prima a capire e a tentare di pubblicare che questa rapina che giorno per giorno la SADE, cioè la Società Adriatica di Elettricità, faceva del Monte Toc e dell'acqua dell'invaso, ha uno scopo di lucro, perché lì è stata 2.000 morti per una rapina per avere dei quattrini, perché era stato fondato da poco l'Enel, che acquisiva le centrali private, e naturalmente la SADE aveva interesse a farsi pagare il più possibile l'impianto di Longarone, per cui lentamente, non so se infrangendo o meno delle leggi, quindi in divieto, aumentava l'acqua dell'invaso, faceva crescere, per dimostrare all'Enel che era un impianto che doveva essere pagato molto caro perché funzionava molto bene. E beh, Tina Merlin... Se ripenso al mio lavoro di giornalista di quegli anni, Tina Merlin veniva sempre snobbata da tutte le squadre dei grandi giornali che arrivavano a Longarone. Lei era la vittima di una specie di apartheid di tre tipi. Prima di tutto perché era una donna, e allora tutte le squadre dei giornali erano fatte da maschi. Le donne non erano ancora entrate nelle redazioni in massa come ormai lo sono adesso, sono in molti giornali, anche grandi, sono prevalenti. Allora donne nei giornali, se non nei settimanali femminili, non ce n'erano. Poi era una signora nessuno, proprio perché non era nemmeno un inviato dell'Unità, ma era una corrispondente di provincia dell'Unità, e poi perché era comunista. E quindi da questo punto di vista... La lezione che ci ha dato Tina Merlin, io ne ho un ricordo fortissimo,
ho anche portato qua un vecchio libro intitolato Sulla pelle viva, che lei aveva scritto, il sottotitolo è Come si costruisce una catastrofe, il caso del Vajont, era stato ripubblicato dall'Unità e non mi ricordo se allora era Veltroni che dirigeva il giornale o chi fosse, comunque mi avevano chiesto di fare, sì Veltroni, mi aveva chiesto di fare una prefazione, ci sono due prefazioni, una più breve di Paolini che ha fatto credo uno spettacolo teatrale sul Vajont e un'altra del Pansa, è un'altra del Pansa che è stato lì per 50 giorni e sono rimasto poi colpito anche personalmente da quello che avveniva. Lo racconto perché è una cosa minima, microscopica rispetto a quello che può raccontare Corona. A un certo punto la prefettura di Belluno ha deciso di aprire una sala che nel linguaggio un po' retorico di noi giornalisti chiamiamo la sala degli orrori, perché in questa sala venivano esposte tutte le foto che un'equipe jugoslava aveva fatto, che era arrivata in Jugoslavia, che recuperava le vittime, spesso anche stravolte dal punto di vista dell'aspetto fisico, perché rimaste immerse nel fango o portate dall'acqua sulle pietre, quindi scarnificate, raccoglieva le fotografie delle persone non identificate e le aveva esposte, le aveva raccolte in grandi cartelle di plastica, facendo una scheda per ognuna di queste vittime, e le aveva messe lì sul tavolo. Per cui c'era questa processione indescrivibile. Io sono sempre stato convinto, per vecchia abitudine, pur non appartenendo a una famiglia di giornalisti, perché mio padre faceva l'operaio del telegrafo e mia madre era una modista, era un'artigiana sarta e di mode, avevo sempre avuto, imparato dalla lettura, che le parole possono raccontare tutto, ma quelle cose lì non si possono raccontare. Allora, il giornale mi disse, fai un servizio su questa sala degli errori, perché allora i giornali non avevano le grandezze che hanno oggi. Oggi le grandezze stanno diventando delle piccolezze, perché c'è una crisi che coinvolge in modo pesante anche la carta stampata. Allora poi arrivavano anche inviati, la stampa fece una raccolta attraverso Specchio dei Tempi di soldi straordinaria. Mi ricordo, non so se Corona ha fissato questo particolare, quando io accompagnai il giornalista della stampa che con un'autorità comunale di Longarone, di Erto e Casso, andammo a Erto e Casso e venivano distribuiti dei libretti di risparmio a seconda del numero dei componenti della famiglia, che erano tutti ricavati da questa sottoscrizione, che era impressionante. Ecco, mi ricordo quando arrivò una domenica pomeriggio nell'hotel di Belluno l'inviato della stampa, Giorgio Lunt si chiamava, che seguiva Specchio dei Tempi, che spalancò sul letto mio della stanza queste tre valigie che erano colme di banconote, perché il vecchio direttore della stampa, Giulio De Benedetti, ha detto, noi dobbiamo, visto che questa sottoscrizione ha avuto una grandissima eco, non dobbiamo aspettare, diciamo facciamo costruire la scuola, la casa, prendiamo tutti questi soldi con due guardie giurate, accompagniamo questo collega a Belluno e che si metta d'accordo con le autorità comunali sopravvissute, Longarone e anche Erto e Casso, e li distribuisca questi soldi. Comunque, tornando a questa sala, vedo mentre mi aggiro tra queste persone che rimiravano la morte degli altri nella speranza di incontrare quel poco che era rimasto di un loro parente, vedo una ragazza che conoscevo, ma che conoscevo bene, perché era la commessa più giovane di mia madre. E allora si chiamava questa ragazza, che oggi è una signora, poi si è sposata, forse sarà pure già nonna, non lo so, si chiamava Violetta. E dico, Violetta, ma che fai qui? Lei si volta e mi dice, oh Giampaolo, e si mette a piangere. Ma dico, ma che perché sei arrivata fino a Belluno? Dico, perché la mia sorella più grande era sposata con un tecnico, con un ragazzo che era un geometra della città, che aveva iniziato, allora Casale era famosa non soltanto per l'Eternit e per poi la cosa terribile che accadde, per l'amianto, ma era famosa per i cementifici, era un tecnico dei cementifici ed era stato mandato dalla sua azienda a fare il direttore o il vice direttore tecnico
del cementificio di Castellavazzo, dico bene? Allora, questa famiglia, questo tecnico con la moglie e con due bambini, aveva trovato ad affittare un appartamento nel centro di Longarone, su una piazza di quello che era stata la piazza di Longarone, ed erano sparite. Non si è mai più saputo che fine abbiano fatto, perché si sono trovate al centro di questa esplosione atomica. Allora, Tina Merlin, per tornare su lei, non so se qui c'è anche suo figlio, che è stato un bravo giornalista, che ha diretto anche un giornale del gruppo Espresso Repubblica. Tina aveva trovato la parola giusta, molto più semplice dei tanti paroloni che aveva chiamato quel che era avvenuto a Longarone olocausto, olocausto. Se noi pensiamo bene al significato anche storico di questa parola, possiamo capire tutta l'intera tragedia di quel giorno e anche la grande capacità di questa donna. E sono felice questa sera di poterla ricordare, perché ci ha insegnato molte cose. Ci ha insegnato, tra l'altro era anche una bella ragazza, una bella donna, molto semplice, molto, con l'aria molto volitiva. E se si vuole sapere qualche cosa, naturalmente le testimonianze di personaggi anche che sono poi anche degli scrittori come Mauro Corona sono poi decisive, come qui si occupa delle questioni amministrative ieri e oggi a Longarone. Però certamente gli scritti di Tina Merlin ci insegnano due cose: che quando il profitto si mette in moto e pensa di non avere nessuno argine, io non sono un signore di sinistra, ho imparato che sinistra, centro-destra hanno spesso dei valori positivi in tutte e tre questi grandi correnti di pensiero. Però quando il profitto si mette in moto senza argine, poi a farne le spese sono i più umili, i più deboli, come appunto i 2000 morti di Longarone. Ecco, tutto qua. Grazie. Roberto Padrini è sindaco di Longarone, e appunto ha parlato di olocausto. Ecco, non era ovviamente testimone perché non era nato in quella notte, ma appunto come si fa a tramandare, come è stato tramandato questo olocausto, come sei riuscito a trovare il modo di raccontarlo, di dirlo, con quali silenzi, penso, con quali pudori, con quale strazio? Intanto buongiorno a tutti e ringrazio veramente di cuore gli amici di Estoria che hanno voluto dedicare questa giornata alla tragedia del Vajont in un anno così importante come quello del 50°. Per la nostra comunità il Vajont è una ferita ancora aperta e per noi il compito più importante è quello di cercare di non dimenticare, o meglio di fare memoria e di tramandare questa storia soprattutto ai più giovani, affinché si possa cercare da un lato di fare prevenzione, affinché eventi del genere non abbiano più a ripetersi, ma soprattutto mi piace ricordare un altro aspetto del Vajont, perché il Vajont ha provocato morte, distruzione, lacerazione, ha distrutto intere comunità, però ha portato tanta tanta solidarietà, e quindi la nostra comunità deve esprimere la sua gratitudine, la sua riconoscenza a tutti quanti hanno cercato e l'hanno aiutata a risorgere, perché se Longarone oggi è una cittadina di 4.000 abitanti con la più grande zona industriale della provincia di Belluno, con un territorio che sicuramente è rinato, il merito va alla tenacia dei superstiti e dei sopravvissuti, ma soprattutto va a chi ci ha aiutato a risollevarsi, quindi alle migliaia di persone che ci hanno soccorso e che hanno contribuito affinché Longarone tornasse ad essere il paese di un tempo, sicuramente non nelle persone che purtroppo abbiamo perso, ma sicuramente una comunità viva che ha voglia di guardare avanti senza assolutamente dimenticare quello che è successo il 9 ottobre del 1963. Mm-hmm. Mm-hmm.
Volevo chiedere a Renato Mirotti questa cosa, per documentarmi insomma per questo incontro ho visto un documentario che era molto bello e ovviamente la crudezza delle immagini era terribile, quindi c'erano molti momenti commoventi, però una cosa che mi aveva particolarmente commosso e colpito era stato quando dopo il disastro i cittadini di Longarone, in questa spianata di fango, appunto perché il paese non c'è più, prendono i cartelli e segnano, ecco, qui c'era il bar, qui c'era il municipio, qui c'era la casa del signore, e così via. Perché mi sembra proprio che ci sia stato un disastro antropologico, qualcosa è scomparso completamente, e che fosse da una parte un gesto di orientamento, cioè riorientarsi in un posto che non era più quello che si conosceva prima, e dall'altra parte però anche il desiderio di ricostruire. Ecco, quello che mi chiedo è se la ricostruzione proprio materiale della città che è stata ricostruita sopra, insomma, i longaronesi non sono andati a vivere da un'altra parte come volevano, insomma, è stata anche in qualche modo una ricostruzione spirituale, in qualche modo ha lenito le ferite. Con il Voyant il riferimento a Longarone è il riferimento ad un paese e ad una comunità che scompare. Cioè scompare, la parola scompare vuol dire annullamento totale, quindi l'annullamento fisico del paese, l'annullamento fisico delle persone, la sua storia, le sue radici, addirittura il suo ambiente e i suoi riferimenti territoriali. Se noi vediamo i filmati del giorno dopo, vediamo una landa, un paese lunare, diceva Mauro. Ecco, un paese che non aveva più il riferimento della viabilità principale, delle scuole, della chiesa, della ferrovia. Tutto era sparito. Tant'è che ha lasciato un grande sbigottimento in tutte le persone che conoscevano il paese, perché arrivare a Longarone voleva dire arrivare in un luogo senza riferimenti. Ecco perché i superstiti, subito dopo i primi giorni, incominciano a cercare di ricostruire il loro paese, e ricostruire voleva dire andare a trovare quei riferimenti fisici dove c'era la chiesa, dove c'era il panificio, dove c'era la macelleria, dove c'era la casa dei genitori e dei parenti. Ecco, quindi era un riappropriarsi lento di quello che era stato un paese con la sua storia. Non dobbiamo dimenticare che a Longarone ci fu un tentativo di ricostruirla altrove, cosa che naturalmente i superstiti combatterono con dimostrazioni anche violente di strada, e in maniera tale che il paese fosse ricostruito lì dove era, poi la gente lo voleva anche com'era, questo era un po' impossibile, però diciamo che la caparbietà e le lotte dei superstiti sono valse a far sì che Longarone sia stata ricostruita da dove era stata totalmente annullata. Volevo chiedere a Mauro Corona, adesso noi stiamo parlando del Vajont, è successo 50 anni fa, però sappiamo che anche oggi, per esempio, per fare un esempio in Cina, stanno costruendo una gigantesca diga, la famosa diga delle Tre Gole, che ha provocato 1.400.000 persone trasferite, cioè gente che viveva lì, magari da mille anni è stata trasferita per andare da altre parti, con danni antropologici, ambientali incalcolabili, e in questa diga cinese ci sono 58 punti di criticità, in sostanza cose frane o cose che potrebbero provocare una strage simile. E sappiamo che in India sta succedendo la stessa cosa, e potremmo anche inserire il Vajont nel momento di un paese in piena espansione economica, no, che aveva bisogno di energia per la sua espansione e che quindi distrugge anche l'ambiente. Ecco, mi chiedo, e Mauro Corona lo dice nel libro Vajont, quelli del dopo, a un certo punto c'è una frase che è abbastanza illuminante: non bisogna costruire nuove dighe, bisogna spegnere le lampadine. Queste grandi dighe, queste costruzioni immense che sfidano anche la logica, che sfidano anche il buonsenso, non sono forse anche il segno di un legame che si è spezzato fra uomo e natura, fra uomo e ambiente, fra uomo e territorio? Ma
Allora dimostra che si è spezzato qualcosa tra l'uomo che viveva nella natura, aiutato dalla natura, viveva pescando, togliendo, facendosi prestare, come diceva il mio amico Rigonister, dalla natura quello che necessitava. Lo dimostra il fatto che se nevica chiamano i pompieri perché li tirano fuori l'auto dal cortile. Siamo più capaci neanche di spalare la neve e tirarci fuori l'auto. Questo è il primo, diciamo, distacco, proprio ombelicale tra noi e la natura. Lì sul Vajont è stato anche, diciamo, un peccato di vanità, volevano la diga più alta del mondo. La gente vuol passare alla storia, passi alla geografia che è più sicura. E c'è un Vajont, o adesso occorre fare progetti, Padrin è giovane, può farli con questi ragazzi, se noi pensiamo che coloro che sono nati dopo il Vajont hanno già 50 anni. Quindi questa memoria resterà forse nei libri di storia, perché i morti del Vajont bruciano sempre, perché hanno qualcuno che li ha uccisi, e se non sono quelli saranno gli eredi, i parenti lontani. Quindi è necessario adesso pensare a cosa fare pur tenendo viva la memoria, ma non con la retorica del pianisteo, noi abbiamo avuto più morti, tu no. Cosa facciamo? Facciamo delle cose che ricordino questi 2000 morti, dei quali quasi 500 bambini, con qualcosa anche di utile. Ricordiamo con utilità. E allora perché a Longarone, oltre che fare il lifting alla città, ma lui non era sindaco, ma fosse stato lui glielo direi anche a lui, perché ho deciso di dire le robe a costo di beccarmi tanto le denunce, ci metti 12 anni prima che un processo civile, quindi ne ho 63, arrivo l'età di pansa, non ho più paura. Allora perché? A Longarone, ad esempio, a Longarone, che è una bella, tra l'altro coinvolgono lì 5 valli e non c'è niente, tirano via le scuole, le medie sono finite. Perché non facciamo ogni anno un convegno intermondiale sulle tragedie? Chiamiamo premi Nobel, ingegneri idraulici, psicologi, ma gente di fama, anche non di fama. Non vuol dire che un premio Nobel di medicina sia più bravo di quello che non ha avuto il Nobel. E lì facciamo un convegno sulle tragedie, 3 giorni. Ecco che ricordiamo al mondo che lì ci sono stati i morti, e nel frattempo discutiamo che reazione ha avuto la gente dopo il Vajont, psicologicamente, come è rimasta, e ha avuto più la forza di andare avanti. Poi non solo le tragedie come il Vajont, ma o il terremoto, il maremoto, gli tsunami, quello che volete, ma anche le tragedie familiari. Perché uno ammazza la moglie? Discutiamone, non risolviamo nulla, ma neanche a stare qui allora risolviamo nulla. Quando hanno chiesto a Borges se la poesia era utile, il mal di denti è utile, il caffè è utile, e noi, e l'umanità intera è utile. Cioè, se guardiamo sull'utilità non c'è. E a Erto, ad esempio, questo bellissimo paese, tanti di voi ci sono stati, sono sicuro, questo è il paese vecchio, io intendo Erto, il mio paese vecchio, la mia Erto vecchia, non quell'agglomerato di cemento che hanno fatto lì di sopra. Perché non lo Stato non investe lì, invece che fare ponti a Messina, ci facciano la strada che restiamo isolati 5-6 volte all'anno su in Valcellina? Ma così non si passa la storia a fare 200 metri di strada in Valcellina, si passerebbe alla geografia della Valcellina. Erto vecchia, requisita dallo Stato. Tu hai la casa insieme, siamo 3 fratelli, fuori delle palle. Adesso comando io e metto a posto tutte le case, dalla prima all'ultima, sono crollate ormai un centinaio e più, uno anche da poco, pochi giorni. E quindi facciamo un enorme, la mettiamo a posto, servizi, riscaldamento, tutto, facciamo un'enorme università di geologia, scienze forestali, scienze naturali, botanica. Mettiamo lì gli studenti, il posto bellissimo, girano le aquile sopra la chiesa, gli studenti con le loro famiglie, affitto modico, lo Stato poi in 50-60 anni recupererà l'investimento, dopodiché le case tornano agli eredi, che baruffino finché vogliono. Invece sta crollando il paese, patrimonio dell'UNESCO, una patacca, almeno lì, patacche lì. Erto Vecchia è protetto dalle belle arti. Vorrei raccontarvi un episodio, ma mi fa orrore a raccontare. E io non posso piantare un chioso nella mia vecchia chiesa, ma può cadere. Quindi questo è investimento. Ma lì, perché non si investe lì? Perché
ci mette il becco la politica, che non si può fare di ogni erba in fascio, ma quasi. E sapete cosa mi disse qui un famoso politico del Friuli ormai decaduto per fortuna, ma sorgono altri dall'ombra al suo posto? Cosa vuoi brontolare di Valcellina? Lì ci rubano la ghiaia, ci rubano l'acqua, l'ha privatizzata, fanno le centraline. Ecco, e anche, nonostante che si è vinto il referendum sull'acqua, non fanno passare i tir su una strada del 1901 e nessuno dice niente, la Valcellina è anche vostra, dovete levarvi su e brontolare. Questo politico mi dice: cosa vuoi parlare di Valcellina, che i voti della Valcellina li piglio nel mio condominio? Lì qui si va a scambio di voti. Quindi che è inutile, l'UNESCO dovrebbe fare una cosa giusta, di togliere quel blasone lì, quella patacca, che non serve a nulla. E allora si salva la memoria della gente che non c'è più. E se c'è qualcosa lassù, personalmente non so, dubito molto, ma se ci fosse, direbbero quei morti: guarda laggiù che hanno rimesso a posto il nostro paese, ci sono ragazzi, ci sono giovani, fanno l'amore, vanno a prendersi la pizza. Io credo che si viva anche di questo. La memoria, diceva Broschi, un premio Nobel della letteratura, diceva: se c'è qualcosa che può sostituire l'amore, questa è la memoria. Ma dobbiamo usare una memoria intelligente, altrimenti finiscono sempre a risse. Il Giro d'Italia, che va benissimo, però si spegne. Il Giro d'Italia va benissimo, è stato un flash nazionale, ma adesso bisogna avere la goccia, e diceva mio nonno, è la goccia di ogni giorno che buca la pietra. Quindi promuovere gocce di ogni giorno, ma ripeto, non per retorica, per far qualcosa di utile di questo disastro che ci ha distrutti. Ce ne sono due Vajont, quello del dopo, una valle intera, un paese, hanno distrutto usi, costumi, tradizioni, la cultura, non c'è più un Ertano, c'è qualcuno che nasce a Erto, ma l'Ertano non c'è più, il paese ti teneva per mano come la corona di un rosario, i grani. Questo è la tragedia anche, non ci sono più gli artigiani, non c'è più il torrente, si è insabbiato quasi, che faceva girare mulini, segherie. Io non voglio vivere dell'epica, della poetica, del passato, ma bisogna ripartire, non c'è niente lassù, né tabacchino, né macelleria, né giornali, né frutta e verdura. Dobbiamo andare minimo a Longarone, adesso chiudono la posta 3 giorni, allora diceva Giono, visto che citiamo scrittori, il vero bisogno, io direi a questi che ci governano, che c'è anche la gente disperata lassù che non ha servizi, questo va, il Vajont si perpetua lassù, in maniera più cinica, feroce e bastarda. Allora diceva Giono, questo scrittore, il vero bisogno, perché qui a Gorizia mi serve il giornale, vado a prendere, o dite voi che non è utile il giornale? Sì che è utile anche quello. Diceva Giono, il vero bisogno sta nelle piccole valli dove ci si può chiamare da una costa all'altra. Noi lassù chiamiamo e non risponde nessuno. Volevo fare una domanda a Panza, perché io ricordo l'articolo di Buzzati, no, che diceva: un sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è traboccata sulla tovaglia, tutto qua. Questo era il famoso articolo. E diceva: la diga era fatta a regola d'arte, la natura si è vendicata cogliendo il vincitore alle spalle. Quindi questa diga alla fine era come un vincitore della tecnica. No? E ricordo anche Montanelli che aveva, insomma, escluso qualunque tipo di responsabilità, poi successivamente ha chiesto scusa anche Bocca. Ma appunto, giornalisticamente, come dopo tanto tempo, come giudica, come è stata trattata secondo lei la vicenda del Vajont? È stata trattata con equanimità? C'erano pressioni? Bisognava spingere in un certo senso piuttosto che in un altro? Non lo so. Ma guardi, io, allora, le cose sono sempre molto più semplici di come noi lo immaginiamo. Le stesse dimensioni di questo olocausto, ripetiamo questa parola che dobbiamo a questa donna straordinaria che è Tina Merlin, le stesse dimensioni impedivano che ci fosse qualche, come dire, sotterranea regia delle cronache dei giornali. Erano capitati tra Velluno e Longarone e anche Erto e Casso, e praticamente tutti gli inviati di tutti i quotidiani grandi e piccoli italiani e molti anche di quelli stranieri, e quindi tutto veniva in qualche modo improvvisato giorno per giorno, e siccome c'era una specie anche, come dire, di governo interno delle cronache,
che in qualche modo avvantaggiava i lettori soprattutto, e che tutte le squadre, soprattutto dei grandi giornali, quindi anche dei grandi giornali politici come esistevano anche allora, a cominciare dall'Unità, che era il quotidiano per cui lavorava Tina, erano fatalmente portati a mettersi, a non farsi la guerra, a non nascondere le notizie, a dare tutte le notizie che si potevano dare. E io per il ricordo che ho non mi pare che ci sia stato un disegno oscuro per rendere più dolci o meno drammatiche le cronache, anzi casomai già allora poi nei giornali italiani stava emergendo un vizio che oggi è diffusissimo, che è quello di, viene chiamato con una brutta parola, la spettacolarizzazione, cioè il tentativo di caricare i torni, di drammatizzare tutto anche al di là dei limiti. Quindi da questo punto di vista non ci fu, anche perché c'era una specie di governo interno che era rappresentato da un accordo che venne poi raggiunto dopo le prime settimane da tutte le squadre dei grandi quotidiani. C'era una specie di pool che si riuniva con i capi delle squadre tutti i pomeriggi all'Hotel Cappello di Belluno, e dove si mettevano sul tavolo a disposizione di tutti. Non c'erano scoop, non c'erano notizie riservate, venivano messe sul tavolo le cose che si sapevano, e non soltanto, ma si arrivava persino, e lì si andava contro un limite che in realtà a me personalmente, ma io ero un giovanotto che contava poco, contavo per la mole di lavoro che facevo, ma non avevo dei gradi sulle spalline o sulla manica. Si arrivava anche a decidere in base a una regola interna che cosa pubblicare il giorno dopo e cosa non pubblicare. Ma io mi ricordo, c'è un episodio che, se volete, ha un aspetto quasi anche ridicolo e grottesco. A un certo punto, un certo pomeriggio, arrivò a questa tavola del pool con i capi di tutte le squadre, arrivò una notizia che portò un inviato dell'Unità molto bravo, che era stato a Padova e aveva appreso che alla facoltà di matematica di Padova era stato creato un modello per cui si capiva e si spiegava e si provava che di fatto, come abbiamo continuato a ripetere oggi pomeriggio e come ha detto con la sua foga spettacolare e molto schietta, che io apprezzo sempre, Mauro Corona, che lì era stato compiuto un delitto, cioè perché si sapeva che più o meno, riempendo l'invaso della diga, il monte Tox si sarebbe sgretolato, sarebbe finito dentro la diga con le conseguenze terrificanti che poi ci sono avute, e quindi in qualche modo non soltanto questa tragedia era stata prevista, perché la Tina Perlin la prevedeva quasi in ogni articolo, ma anni prima, era stata anche processata, era stata anche condannata per diffusione di notizie atte a turbare l'ordine pubblico, perché, come dire, la complicità dei poteri di allora, come anche succede anche oggi, era fortissima. Allora, si decise però di... Venne spiegato, questo collega dell'Unità spiegò che cos'era questo esperimento che era stato fatto, però a cominciare da lui, per finire ai capi degli altri giornali, che non erano quasi tutti, non avevano nessun rapporto amichevole con i comunisti italiani, si decise di aspettare ancora un giorno a dare questa notizia, perché lo stesso collega dell'Unità voleva certificare che questa notizia fosse fondata. Perfetto, ok. Hai capito, Panza? Allora, va bene. Professori, i sergenti e i soldati semplici che eravamo noi eseguivano e facevano le loro cronache in base poi ciascuno al proprio sentimento, alla propria passione, al proprio stile di scrittura. Si arriva la mattina del giorno dopo. La mattina del giorno dopo, un giornalista che ho già ricordato, Guido Nozzoli, che era quello che mi aveva chiesto se avevo fatto la guerra, che non avevo fatto la guerra, di andare avanti perché l'avrei vista, viene svegliato molto presto da quello che in quel momento era il vice direttore del Giorno, grande giornalista, che lo chiama e gli dice beffardamente, come era opinione, come di solito erano solito fare i capi dei giornali,
questo signore con i capelli bianchi, sempre molto elegante, grande tecnico, grande macchinista, Angelo Rozzoni, classe 1911, tra parentesi era stato con la Repubblica Sociale, però allora l'Italia era meno faziosa di oggi, i giornalisti bravi non aveva molta importanza quale ascendenza politica avessero, e di fatto questo era il numero due del giorno, prima di Baldacci e poi di Italo Pietra, che tra l'altro era stato un comandante partigiano. Rozzoni sveglia Nozzoli, gli dice: bravo, complimenti, complimenti, avete preso un buco grande come una casa, tutta la mattina che i giornali radio stanno dicendo questa cosa. E Nozzoli: ma scusi, qual è questa cosa, signor Rozzoni? Perché nei giornali allora si dava il lei. Questa storia del modellino matematico, ma come? Sì, vi siete fatti fottere da un solo giornalista, per il più di un giornale quasi inesistente, che è un giornale di Firenze, un giornale democristiano, che ha un solo inviato al Bayon, che è il tal dei tali, mentre voi siete in cinque del giorno, ma tutti gli altri vi siete fatti fregare da questo collega. Allora Nozzoli capì subito che cos'era avvenuto, si è alzato dal letto. Vedo Adele che conosce questa storia, che sta sghignazzando. Nozzoli aveva l'abitudine, non so se dei romagnoli o meno, cioè lui andava, qualunque stagione dell'anno fosse, andava a dormire nudo, non si metteva nel pigiama, nella camicia da notte, nudo, niente. Capisce come una cosa, si alza, sempre nudo, apre la porta della camera, attraversa il corridoio dell'Hotel Cappello, bussa alla porta della camera che aveva di fronte, e chi c'era in questa camera? C'era un giornalista molto simpatico, che poi è diventato, ahimè, famoso per lui, si chiamava Giampaolo Cresci, che poi è stato l'addetto stampa di Fanfani, era molto legato a Gelli, era stato uno legatissimo alla P2, che amava, ammirava così tanto Licio Gelli che lo chiamava Mozart. E naturalmente Cresci, siccome era da solo, doveva svegliarsi anche la mattina, era già tutto lavato, stirato, pulito, profumato, avvolto in una camera, in una veste da camera, apre la porta e si trova di fronte Nozzoli, che, detto fra di noi, le signore mi scusino, aveva un pisello famoso di dimensioni enormi, enormi. Cresci non fa in tempo a meravigliarsi dell'affare di Nozzoli, che Nozzoli con un nocchino così gli dà un colpo in fronte talmente pesante che è stato costretto, no, hanno dovuto prendere il povero Cresci, portarlo all'ospedale di Belluno e rianimarlo, perché cosa aveva fatto Cresci? Aveva sentito questa notizia, perché pur essendo da solo partecipava anche lui al pubblico, e aveva deciso di darla, di fotterlo. Per cui lì il problema, però, le cose che sono state dette dai nostri due amici di Longarone e soprattutto dette da Corona, mi fa pensare che c'è un tema che forse dovremmo ancora affrontare prima di chiudere, che è l'atteggiamento della popolazione di Longarone nei confronti dei politici che sono arrivati a Longarone, e soprattutto sull'atteggiamento dei politici. Allora, c'era un governo che era presieduto da Giovanni Leone, ed era, credo, non so se era un governo monocolore, penso di sì, democristiano, qualcosa del genere. Il primo ad arrivare sulla famosa spianata di Longarone fu il ministro dei lavori pubblici, Fiorentino Sullo, che veniva da, era un irpino di Avellino, che era un signore grassoccio, aveva l'aria spaventata, e così io anche lo descrissi nel mio articolo sulla Stampa, ma sbagliando, perché Sullo invece era un signore coraggioso. Era un signore, tra l'altro, che aveva tentato un tema che piacerebbe molto a Corona, di rovesciare il sistema che assegnava la responsabilità e il potere numero uno a chi possedeva un'area, piuttosto che a chi ci fabbricava sopra, e quindi fare una rivoluzione che è molto singolare, perché è fatta da un democristiano, tipo quella che era stata fatta in Inghilterra, per limitare il potere spropositato della proprietà fondiaria, e per questo poi subì tutta una vicenda che adesso non sto a rievocare. Era molto spaventato di quello che vedeva e si rendeva conto che la popolazione, che però non si comportava in modo molto freddo e non era, come dire, sul tono dell'offesa o della rabbia,
E andò invece diversamente il giorno successivo, quando arrivarono gli altri esponenti del governo. Soprattutto mi colpì il Premier, il Presidente del Consiglio, Giovanni Leone, che fece un discorso molto animato, come può farlo anche un avvocato penalista della sua bravura e anche della sua napoletanità, che si conclude con un grido: gente del Vajont, avrete giustizia. Questa roba me la ricordo come se l'avessi sentita stamattina. Poi che cosa accadde invece? Quando ci fu all'Aquila il processo alla Sade, che era diretto a stabilire la responsabilità penale di quanto era avvenuto, quindi alla Sade e all'Enel, poi a stabilire anche quelle quantità di indennizzo, chi c'era nel Consiglio, nel pool della difesa della Sade? C'era come consulente Giovanni Leone. Questa era la cosa pazzesca. Mi sono domandato in questi giorni, quando Ossola mi ha invitato a partecipare a questo incontro, di cui gli rinnovo ancora la mia gratitudine, vedo che se n'è andato, ma glielo scriverò. E mi sono domandato che cosa sarebbe successo se, l'olocausto del Vajont fosse avvenuto invece che nel 1963, nel 2013. E cosa sarebbe successo ai politici che si sarebbero presentati su questa spianata della nuova Longarone? Secondo me sarebbero stati linciati. Purtroppo la verità è questa. Allora però la classe politica non era, non vorrei dire screditata, perché c'è un giudizio di valore, diciamo, aveva più credito di quella di oggi, per cui la popolazione di Longarone si comportò in modo impeccabile. E qualche giorno dopo se la prese soprattutto con noi giornalisti, per un dettaglio che qualcuno ha ricordato, non so se l'ha detto lei o lei, quando dice che su questa spianata dove non c'era più nulla, oppure l'ha raccontato a Mauro, avevano piantato i cartelli con i nomi, con i cognomi delle persone che avevano lì la loro casa, per cui non volevano che i giornalisti calpestassero quel terreno. Allora qualcuno di noi si deve essere comportato, come direbbero a Milano, un po' da ganassa, un po' da arrogante, per cui qualcuno, specialmente più giovani, hanno preso le pietre e hanno cominciato a tirare i giornalisti. Ma in complesso io ricordo che in questo anche le parole del sindaco di oggi mi hanno colpito, c'è stata una grandissima solidarietà, ma in genere quando arrivò due giorni dopo, penso, questa tragedia terribile, arrivarono gli alpini comandati dal generale Ciglieri, che era il quarto corpo d'armata, venivano da Bolzano se non mi sbaglio, che erano dei ragazzi di 20 anni in leva, che non sapevano, non si rendevano conto neppure del posto in cui stavano, ma gli avevano dato l'ordine di spalare, e spalavano e trovavano fuori i morti. E poi arrivavano questi jugoslavi di queste equip di medici e di chimici e di becchini, dico io, per recuperare questi corpi. Io mi ricordo questi soldati, che bisogna ricordarli, perché erano dei ragazzi che 63 avranno avuto 18, 19, 20 anni, quindi classe del 43, nati durante la guerra, che stavano lì tutto il giorno a scavare e a spalare. E se tu gli domandavi: ma questo generale Ciglieri con me, la risposta degli alpini, soprattutto quelli veneti, dicevano: cattivo ma giusto, c'era questa cosa della gioventù che... per cui io non saprei più che altre, personalmente, che altre parole aggiungere. Comunque il titolo di questo libro della Tina Merlin, che venne ripubblicato penso da Veltroni nella collana Libri dell'Unità, era intitolato Sulla pelle viva, e è una tragedia italiana, che dico la cosa forse più dura che mi potevo dire, che potrebbe capitare anche oggi, non è vero, cioè quando Mauro Corona dice l'UNESCO le cose, ha ragione, non serve a nulla quello. Non serve a niente, perché in realtà il profitto è un motore troppo potente per poter essere frenato, fatto girare non alla velocità massima dal volere delle persone, mentre invece la memoria è importante. E visto che c'è tantissima gente oggi a questo incontro, molta in piedi,
e stanno qui ascoltando le nostre parole, che non so se meritino però tanta attenzione. Io penso che a tenere i piedi la memoria dobbiamo essere soprattutto noi, dobbiamo essere le persone private. Un grande scrittore ha detto: se tu parli o scrivi di qualcuno che è scomparso, lo fai rivivere e gli doni l'immortalità. Ecco, questa è la cosa che noi dobbiamo fare nei confronti dei tanti morti di Longarone e di chi è rimasto ferito in modo incurabile da questa tragedia. Grazie. Adesso vorrei chiedere appunto questo sul tema della memoria sia a Padrin che a Migotti, cosa si sta facendo appunto per mantenere la memoria. Il gelato ce l'hai tu? Ah sì. Cosa si sta facendo per mantenere la memoria? Anche per me ha molto colpito una frase di Mauro Corona proprio nel suo libro, in cui diceva: a Erto ci siamo divisi mentre Longarone è rimasto unito, no? Di fronte al dopo Vajont, che è stata, perché appunto si diceva prima Giovanni Leone, che dice giustizia avrete, poi diventa l'avvocato della Sade e tra l'altro trova quei cavilli legali sulla prevedibilità e la comorienza che poi sono stati anche decisivi per il processo. Prego. Ma su questo poi lascio la parola a Renato, che sicuramente ha vissuto proprio direttamente tutto questo. Io volevo dire due cose importanti, secondo me, per capire la grandezza di questa tragedia. Nel 2008 l'ONU ha giudicato il disastro del Vajont il più grande disastro mai verificatosi al mondo provocato dall'uomo. Quindi se un ente come l'ONU dà questo giudizio, potete capire la gravità, la responsabilità soprattutto umana su questo. E prima mi parlate di fare memoria. Guardate, noi quest'anno stiamo organizzando tantissimi eventi legati alla memoria, che spaziano in diversi settori. Mauro prima citava il Giro d'Italia, che è una goccia sicuramente, che ci ha permesso soprattutto di dare una grande visibilità e far conoscere al mondo, attraverso lo sport, che io reputo un importante veicolo di memoria, questa nostra tragedia. Però poi mi trovo di fronte a leggere in un magazine della Gazzetta dello Sport che organizza l'evento, il giorno della partenza del Giro, il Giro 50 anni dopo celebra la tragedia del Vajont nel crollo della diga. Allora, di fronte a questa lettura dico che non si è fatto ancora abbastanza. E allora, e riprendo anche un altro concetto che prima Mauro così di sfuggita ha toccato, ma che mi vede fortemente convinto: il disastro del Vajont deve entrare nei libri di storia. Ma siccome poi quando... Io ho finito da alcuni anni la scuola, però quando si arriva alla scuola media, anche alla scuola superiore, alla storia, si arriva sempre poi alla prima guerra mondiale, perché poi non c'è più il tempo, perché si va lentamente a parlare di storia dei primi anni, quindi l'epoca romana, poi il risorgimento, eccetera, eccetera, l'indipendenza, e poi ovviamente non si fa mai a tempo. E quindi la storia per noi si interrompe, dico, la seconda guerra mondiale, ma se va proprio bene. Quindi secondo me dobbiamo cercare, è vero, la storia è fondamentale e dobbiamo studiarla, impararla, però secondo me dobbiamo cercare di avvicinarci più al presente, e quindi il disastro del Vajont deve entrare nei libri di scuola, e mi auguro veramente che quest'anno, con tutta l'importanza, la visibilità che cercheremo di dare a questa tragedia, ci sia proprio anche questa sensibilità da parte del Ministero dell'Istruzione, che faccia un'azione forte nelle case editrici di poter inserire il disastro del Vajont. Perché, ripeto, vi ho spiegato un piccolo, semplicissimo titolo di un giornale su un evento per il quale da mesi, anzi da anni, stavamo lavorando per far sì che il Giro d'Italia potesse arrivare per la prima volta nella sua storia sulla diga del Vajont. Ringrazio RCS che altrettanto ha avuto questa straordinaria sensibilità. Mauro prima mi ha lanciato alcuni messaggi che avevo già sentito da tempo e che lui mi ha lanciato, e che abbiamo cercato di cogliere quest'anno e cercheremo di cogliere anche nel futuro, cercando di organizzare all'interno degli eventi del 50° qualcosa che possa veramente restare.
E allora, ad esempio, del 13, 14 e 15 settembre abbiamo organizzato il primo raduno nazionale di protezione civile, perché la protezione civile, di fatto, il sistema di protezione civile è nato con le operazioni di soccorso del Vajont. Prima non si sentiva parlare e non esisteva la protezione civile, di fatto materialmente è nata dopo il disastro. E quindi sarà un'opportunità, oltre che un convegno internazionale che parlerà di protezione civile, anche per fare delle dimostrazioni pratiche che possano poi riportare nella realtà attuale situazioni di catastrofi, terremoti, più altri eventi che purtroppo ogni anno, sempre di più alluvioni, si verificano sui nostri territori. E questo penso che sia un altro segnale che dobbiamo dare. Il nostro impegno, e mi auguro poi che col governo si potrà intervenire, colloquiare e trovare la possibilità che Longarone veramente possa avere un centro di ricerca, ad esempio nel tema della geologia applicata. E su questo ci stiamo lavorando da tempo con l'Ordine dei Geologi, che fra l'altro dal 6 al 10 di ottobre saranno a Longarone, Erto e a Padova per il loro convegno internazionale quest'anno, che è dedicato proprio al Vajont. Sono delle piccole gocce, come giustamente dice Mauro, sul quale noi abbiamo il dovere di lavorare con un grande senso di responsabilità, perché dobbiamo portare avanti la memoria del Vajont, ma al tempo stesso, come dicevo prima, guardare avanti attraverso delle iniziative concrete. Quindi da un lato gratitudine e riconoscenza per chi ci ha aiutato, dall'altro memoria per cercare di che queste tragedie non vanno e non devono essere dimenticate, dall'altro guardare avanti attraverso delle iniziative concrete che possano portare dei benefici ai territori del nostro paese e anche a quelli fuori del nostro paese, e dare un insegnamento che il Vajont, secondo me, ancora troppo poco è riuscito a dare. Grazie. Ecco, io come rappresentante dell'Associazione Superstiti posso dire che la memoria attiva, il momento della memoria attiva è scattato piuttosto tardi, è scattato dopo 30-35 anni dal disastro. Perché questo? Perché per 30 anni la gente ha taciuto, ha tenuto dentro di sé la storia, la propria storia, e si è rimboccata le maniche, si è attivata per ricostruire principalmente Longarone, a Erto per tornare al proprio paese. Voglio dire, la storia del dopo Vajont è una storia vissuta intimamente dalla gente che è rimasta. C'è voluta la Tina Merlin, ma la Tina Merlin con sulla pelle viva, che diceva Pansa, non ha smosso le coscienze. Chi ha smosso le coscienze, che ha fatto diventare il Vajont coscienza civile, è stato Marco Paolini nel 1997. Ecco, Marco Paolini è stato colui il quale ha portato all'attenzione nazionale la storia del Vajont, l'ha raccontata anche con una certa scientificità, con uno studio profondo degli avvenimenti storici, portata in prima serata, è voluto dire che 4 milioni e mezzo, 5 milioni di italiani hanno visto questa rappresentazione, così che la gente, gli italiani hanno riaperto questa pagina sul Vajont, ma non solo gli italiani, anche noi. Noi abbiamo incominciato, diceva un giornalista, a toglierci le vesti del lutto. Abbiamo incominciato a parlare anche noi. Posso dirvi che comunque tra i superstiti la stragrande maggioranza non vuole parlare del Vajont, o comunque del proprio Vajont. C'è gente che è venuta a Longarone per ricostruire il proprio paese, che è riuscita a combattere e a ricostruire una famiglia e farsi un posto di lavoro, ma c'è tanta anche altra gente che è venuta, non ce l'ha fatta e se ne è andata. Per cui adesso, dopo il Paolini e poi dopo il film di Martinelli, il Vajont è diventato più di dominio pubblico, ma
ha risvegliato tutti, ha risvegliato anche noi, ha permesso anche a noi di affrontare più facilmente la gente, raccontare la nostra storia. Direi che tra le attività più importanti che noi svolgiamo come associazione è quella di andare nelle scuole. Troviamo una grande attenzione tra i giovani, tra gli studenti, sulla storia del Vajont. Abbiamo anche un turismo scolastico molto partecipato, sia a Longarone che a Erto. E trovo che i giovani sono molto interessati. Andiamo nelle scuole superiori, nelle scuole medie, anche nelle università a raccontare la storia e vediamo che i giovani rispondono. Ci rivolgiamo principalmente ai giovani perché sono loro che, a cui noi passeremo il nostro testimone della memoria, ma anche perché saranno loro poi gli ingegneri, i geologi, gli ambientalisti, i paesaggisti di un domani, no? Coloro che gestiranno la cosa pubblica. E quindi portare la sensibilità, la conoscenza della storia del Vajont nelle scuole credo che sia una cosa di dovere, un nostro dovere. Bravo. Grazie. Finito. Faccio l'intervento. Quanto? Cacciano via. Va bene, allora ci dicono che insomma, dobbiamo chiudere. Io penso se c'è qualche domanda per gli ultimi minuti. State come se no, se vuoi fare posso... una conclusione, Mauro. Dammi qua la Se posso aggiungere una cosa, il messaggio, cioè ciò che ci viene chiesto, che viene chiesto dai giovani è se il Vajont ha insegnato qualcosa. Allora tre parole per chiudere davvero, non per chiudere io che mi reputi. Migotti ha detto una cosa essenziale, però riferita al Vajont. Pansa ne ha detto una ancora più sacrosanta, finché ci sarà il profitto. Cioè la voglia di arricchire, la voglia di denaro, per fare che? E allora bisogna ridisegnare, e quello che sto per dire patetico, pietoso, quasi, non sono, oserei dire sciocco, bisognerebbe ridisegnare una società partendo dai bambini, e qui devono intervenire i genitori, perché un bambino quando sente il papà urlare sporco negro a Balotelli durante una partita di calcio crescerà razzista, sì o no? E allora, ecco, quando sente, quando è difficile arrivare o addivenire, come dicono gli avvocati, a questa faccenda, ma bisogna insegnare ai bambini, i futuri ingegneri idraulici, i futuri ingegneri nucleari, i futuri ingegneri di quel che volete, a avere il soldo solo per campare e guadagnare in tempo libero e in serenità. Ma se vuole, se aspira alla Dolce Gabbana, la maglietta di cotone che costa 1800 euro invece che 40 euro, faranno dighe e faranno quello che faranno per arricchirsi. E questo qui è il disegno da fare. Bene, a questo punto credo che il tempo si sia esaurito, quindi chiudiamo. Cosa c'è? No, non facciamo fare domande. Purtroppo abbiamo veramente esaurito il tempo. E niente, allora ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo anche voi per essere stati così numerosi a questo incontro, insomma, abbiamo cercato di ricordare il Vajont. Grazie ancora a tutti.